Eccoci qua da Matteo Nicola, secondo la nuova Instagram, vedete, una rubrica per Stay Alive for Fire, Stranded Deep, perché ci sono delle novità incredibili, continua, vai, subito, pa. Possiamo vedere che siamo arrivati al giorno 8, giorno 8, 8 for Fire, giorno for Fire 8. E ci sono novità, sì. Ci sono delle novità. Il nostro amico Robinson Crusoe, tanto stavo giocando, vedete, stavo giocando per i cavolacci miei, poi mi sono svegliato una mattina e ho detto, ma perché? Come, ma che maniera? Ma come potrà mai essere possibile? Vedete che sono passati 8 giorni di sopravvivenza. Vedete, guardate, mi sono svegliato una mattina e ho visto il regno della storia infinita. E non capisco, ho detto, vi devo fermare assolutamente. Non si vedeva. Non si vedeva, l'isola è sempre la stessa. Vi giuro, cosa di, come si dice, di scout for fire, che io non ho fatto assolutamente niente. Volevo vedere fino a che punto mi portava. Dopo 8 giorni mi sono svegliato e ho visto quest'isola qua. C'è una possibilità di qualche cosa in giro in girino. E allora, visto che c'era questa possibilità, ho detto, no, aspetta, ferma, 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 ferma. Perché vedete, io mi stavo facendo i miei marroni miei, stavo facendo l'orticello, mi stavo facendo tutte le mie belle cosucce, vedete, la casetta di Robinson Crusoe, era anche abbastanza carina lei. Ti svegliavi col suo bel tettuccio, vedevi tutta la tua bella, vedete che bello, eh? Il mare, le scogli. E poi mi sono svegliato questo giorno 8 e ho detto, ma pensa un po'. E allora, armati di un bel non nulla, io direi di andare subito a vedere cosa ci potrà mai dare quell'isolotta lì. Cosa dite voi? Facciamo il viaggio. Dove è andato? Eccolo là, di là. Noi vediamo l'isola e sicuramente l'isola vede noi. Speriamo che non ci siano dei mostri. Andiamo. L'acqua è abbastanza agitata, non capisco il perché e neanche il come mai. Ci sono crostoni e iceberg in che onde, che roba. E noi volevamo fare la traversata di 10 minuti per vedere se trovavamo qualcosa, e invece io penso che a sto punto, dopo 8 giorni, si sblocchi qualcosa e dici, ah sì, vabbè, sei sopravvissuto così tanto, allora toh, ti faccio vedere questo, perché, cioè, era lì, cioè, perché non si vedeva prima? Ma scusa, ma mi domando e dico io, perché, come mai, per qual maniera si è alzata forse la nebbia e è sparita la foschia? Si è abbassata la marea? Vuoi forse che ondace? Vuoi forse che sia un'isola che andrà poi a sparire? Non credo. Possiamo fare anche il surf con quelle onde qua. E che roba! Andiamo subito a vedere, andiamo a esplorare. Sono molto contento, pensavo di trovare pezzi di aereo in giro. Niente. Non ci sarà mica Goldrake qua sotto. Ok. Quindi si è sicuri che non siamo soli, cioè non siamo soli, quantomeno non è soltanto l'unica isolotta che c'è lì in tutto il mare Egeo qua. Va bene, andiamo. Qua ci sono anche, guardate che belli alberi da frutto. E cos'è? L'abete nano abbiamo trovato. Abbiamo trovato i bonsai egiziani. Adesso andiamo a vedere subito. Pronto? Mi scusi, vossignoria, c'è qualcuno lì? No? Sembra proprio di no. Che onde, mamma! Ci rovesciamo noi il canotto. Oh, signor! Ci siamo, eh? Manca poco. Manca. Basta che non viene fuori l'orca assassina adesso. Madonna, che come veramente agitatissimo il mare qua. Che roba. Vai. Qua sotto cosa c'è? Ehi! C'è tanto pesce, tantissimo pesce. Iniziamo anche già a scarseggiare con le piante delle palme, perché a furia di sfare, far su, di sfare, far su, e mangiare i coconut e bere il latte di cocco, erano quasi finite le palme alla fine. Ce ne erano rimaste 2 o 3. Allora, meno male che ci siamo svegliati una mattina e abbiamo trovato l'isola lì. Com'è che si chiama? Io non mi ricordo mai come si chiamano quelle isole un po' strane. Con le facce, com'è che si chiamano? Mi ricordo. Qualcuno che sa come si chiamino, mettiamo hashtag for fire per le isole del mare Egeo qua. Ci sono le facce. Dai, manca poco. Forza! Ci siamo. C'è una noce di cocco grandissima qui. Mi sa che incontriamo anche l'era glaciale qua. Non ci sono indigeni qua, eh? Scusi, voi del luogo?
C'è qualcuno? Bastia! Ah no, è una gallina volante. Siamo arrivati. Siamo arrivati e qua cosa abbiamo trovato? Cosa possiamo trovare qua? Cos'è qua? Una scimmia? Basta che non ci siano esseri strani qui, C'ho persino paura. Bella questa montagna, però mi piace, mi garba. Vedete, la nostra isola è lì. È proprio lì, lì, lì. Questo cos'è? Un pezzo di aereo? Eh sì. Certo che siamo arrivati proprio col buio. Che schifo! Non si vede un bel non nulla. Allora, io direi subito, facciamoci un accampamento qua. Di modo che noi ci ricordiamo che la nostra... Dov'è il canotto? Oi! Dov'è il canutì? Il canottino è là. Guarda, ce n'è un'isola lì. E l'avevo vista. E guarda lì, c'è un'altra isola là. Siamo circondati da isole. Allora, il nostro canottino è quello che ci dice che qua c'è la nostra casa, questa qui, qua. Sì, questa è casa nostra. Di là c'è un'altra isola. Quindi io direi che seguendo questo scoglio dobbiamo fare una casetta qua perché sennò si muore. Che guarda la nostra isoletta, così non ce la perdiamo più. Vai, tenda, shelter list. Che roba, stick neanche uno. Che barba. Allora, stick e stock. Andiamo a prendere gli stick e stock. Toh, è già qua. Ma stick e stock sparsi, no? Ma dai, ma insomma. Cos'è questo? Palm Frusk, questo è pieno il... Oh, è Linda. Linda? Allora, metti giù sta cosa. Metti giù sta cosa. Metti giù sta cosa. Oh, allora. Poi. Vieni qua. Mettiti qua, così. Prendi questa. Ok, uno. Io so che questo non si sa mai nella vita. Vedi, questi qua sono pini nani. C'è altra possibilità di Amazzonia, di Amazzonica proprio, proprio Amazzonica. Sassi a manetta a regalarsi finalmente i granchietti, palme, rococò, cucurucucù e abbiamo anche delle piante carnivore, mi sembra di vedere. Che brutta che sei. Che rottura di marron glacé. Mettiamo giù il pipistrello che non ci serve. Batman lo mettiamo qua. Perfetto. Metti giù Batman. Un altro legnetto sparso qui. Ok. Andiamo in direzione canotto. Opla. La nostra isola è quella lì. E noi qui ci spariamo giù la nostra bella tendina. Te capì? Guardala lì che bella. Oh, craftala. In direzione Faux Fire. Che guarda. Mettiti un po' dritto, dai. Che vergogna. Così. Giusto? Sì. Ok, qua, tagate. Perfetto, salviamo subito. Conviene. Gioco salvato, gioco fortunato. Sono le 8 e 10. Abbiamo una sete anfibia. Ok, però adesso iniziamo veramente il comprendonio del comprenderio. Prendiamo questo e prendiamo questo. Tagate, coconuts, bevi. E bevi anche questo, no? Ti fa schifo questa? È marcia? Ma pensa, bevila! È drinkabile? Bevila, no? Ignorantissima come una pecora. Ok, perfetto. Subito che si abbraccia le palme. Sì, questo qua deve essere un pezzo del nostro aereo. Qualcosa mi dice che sì, ci sarà da esplorare parecchio in quest'isola, eh? Sì. Devo dircelo. Devo dirmecelo. Cos'è che mi fa vedere? Il pine tree. Ok, sempre il solito alberello del... Mi trappolo dentro qua. Ok. Va bene ragazzi, io direi che siamo contenti, siamo veramente contenti, ma con i denti proprio. 8:54, è quasi ora di fare la nanna, perfetto. Possiamo anche mangiare qualcosa? Dobbiamo
dobbiamo bere, assolutamente. Allora, scusami, vor signoria, mettiti qua un attimo. Qua c'è qualche albero da frutto qua? Qualche cocco? Qualche noce di cocos? Non c'è neanche un cocco qui. Mi attaccano i pipistrelli. Oh, sì, giù. Via. Ok. E sono alti questi. Questo bel fiorellino qua, non c'è da dargli una botta e strapparglielo? No. Ha detto di no. Va bene. Ci sono i sassi, finalmente abbiamo trovato anche un po' di sassi. Oh, c'è già anche qualcosa qui. Corrugate Scraped, possiamo fare finalmente la casetta di marzapane. La famosa casa di marzapane. Oh, finalmente. Guarda, abbiamo trovato quanti secchi. Un secchio. Madonna. Il paese dei balocchi abbiamo trovato qui, eh. Bastoni, tende, tendoni. Dinosauri. Che cosa c'è lì? Un fuoco. Che cos'è? Cosa c'è che c'è qui? Cosa c'è qui che c'è qui? Che fuma, ma è buio. È troppo buio, ragazzi. Non possiamo farci ci del male qua adesso, eh. Va bene, ragazzi, questo è il giorno proprio, è il nostro giorno, è il mio compleanno. Ma ho fatto un regalino, i maledetti. Che roba. Va bene, ok ragazzi, tanto per ora è tutto. Un super video veloce così da leccarsi fuori le orecchie e anche il naso. Abbiamo trovato una nuova isoletta, molto più grande, pezzi ovunque, fumi, fumere e fumogeni, pipistrelli a tutto dio. Forse ci sarà anche qualche iguana, un dinosauro, un coccodrillo gigante, forse perché no anche un drago alato. Intanto troviamo un'altra isola. Siamo arrivati alle Seychelles, le famose Seychelles pelose. Va bene, siamo contenti di questo, di questa... Cos'è? Woodstick. Pezzi di legno ovunque. Siamo contenti, siamo veramente soddisfatti della nostra nuova isoletta. Sì, sì, sì. Qua mi sa che intorno qua ci sarà, vedete, ci stanno i camin che fumano lì, di sicuro ci sarà qualcosa da fare. Questa qua è un'isola che ci potrà dare altre puntate che metto di brividi. Va bene, troveremo anche il Re Giulia qua, penso proprio di yes. Va bene ragazzi, dato per ora è tutto dal vostro Nicola 7499. Si rampete, ci sentiamo alla prossima. Spolliciate come dei maledetti. Si rampete. Heart is a ghost town.